Fondazione Torriglia, presidente non si presenta in commissione. Federico Messuti, capogruppo di Avanti Chiavari, attacca la minoranza che aveva chiesto la presenza del presidente del consiglio di amministrazione della Fondazione Torriglia e difende poi l'attività dell'attuale amministrazione comunale sul distretto di Predi e del Torriglia e più in generale sulla Collina delle Grazie. Presidente e Consiglio di Amministrazione della Fondazione Torriglia di Chiavari non si sono presentati ai lavori della prima commissione del Consiglio Comunale, non accogliendo quindi la richiesta di essere presenti avanzata da quattro consiglieri comunali di minoranza, Silvia Garibaldi, Daniela Colombo, Giovanni Giardini e Lino Cama. Ma Presidente, CDA del Torriglia si sono detti disponibili ad intervenire in commissione una volta approvato il bilancio entro il 30 di aprile. I consiglieri di opposizione, dice Federico Messuti, capogruppo di Avanti Chiavari, dimostrano di non conoscere le più banali norme di governance di una fondazione. Messuti difende poi l'attività dell'attuale giunta comunale sul distretto di Predi e del Torriglia e sulla Collina delle Grazie. Abbiamo eliminato dal PUC, dice, la possibilità di intervenire con il piano a casa sull'ex cantierino navale di Predi e scongiurato la realizzazione di nuovi palazzi. Il Torriglia si dovrà pertanto attenere alle stringenti norme di pianificazione che la nostra amministrazione comunale ha approvato. La commissione toponomastica del comune di Sestri Levante ha deciso quattro nuove intitolazioni di spazi pubblici cittadini. I giardini e la passeggiata al lato ponente della frazione di Riva in via Brine saranno intitolati a Giacomo Ghio, sindaco socialista di Sestri Levante dal 1970 al 1980. Porterà il nome di Sergio Piccinini, sindaco socialista della città dei Due Mari dal 1980 al 1990, il parcheggio antistante l'ospedale di Sestri sul lato di via Terzi. Il campetto di calcio a 7 del campo sportivo Andersen di via Modena sarà dedicato a Giorgio Nicolini, storico dirigente dei Riva Samba, scomparso nel giugno dello scorso anno. Lo spazio antistante la Biblioteca del Mare della frazione di Riva, infine, sarà intitolato alla scrittrice Natalia Ginzburg. Il comune di Sestri ha poi deciso di ricordare Guido Stagnaro, il papà letterario di Topo Gigio, con una targa in via Cappuccini 9, dove l'autore visse parte della propria vita. Il bollettino diffuso oggi dalla Regione Liguria registra 306 nuovi casi di persone positive al Covid-19 nel Tiguglio, dove i ricoveri sono 41, uno in più di ieri, 34 a Sestri, 6 a Lavagna e 1 a Rapallo. Nessuno di questi pazienti in terapia intensiva. In ambito ASL 4 le sorveglianze attive sono 1412. Intanto oggi sono arrivate altre 2200 dosi del vaccino Moderna alla farmacia ospedaliera di Sestri. Anche in questa occasione il compito di prendere in consegna i vaccini a Chiavari per il trasporto è stato affidato ai mezzi speciali di SDA, il Corriere di Poste Italiane, attrezzati con celle e frigorifere. In totale in Liguria intanto sono 3.177 nuovi positivi al coronavirus su un totale di 24.195 tamponi processati. Purtroppo vengono segnalati 10 nuovi decessi, mentre le guarigioni sono 4.883. Il totale degli attualmente positivi scende così a 47.576. I ricoveri nella nostra regione sono 727, 10 meno di ieri, con 29 pazienti in terapia intensiva, 20 dei quali non vaccinati. Il capogruppo in consiglio regionale del Movimento 5 Stelle Fabio Tosi torna a parlare della carenza di personale nell'azienda sanitaria del Tiguglio. Il problema c'è, è reale, se non si interviene per tempo lo scotto lo pagheranno i cittadini, afferma il pentastellato rapallese. C'è una cronica carenza di personale sanitario e a breve si rischia un ulteriore deficit visto che a fine marzo scadranno svariati contratti a tempo determinato, attivati peraltro con i fondi Covid per sopperire ad una mancanza pregressa. Tosi evidenzia poi che negli ultimi due anni sono andati in pensione 127 dipendenti appartenenti a svariati profili professionali e che altri 45 lasceranno l'ASL 4 nel 2022. Propongo di affrontare la questione tutti insieme, conclude il consigliere regionale Grillino, ed evitare possibili scenari che mai nessuno si sarebbe immaginato.
Regione Liguria si schiera contro l'aumento, previsto da un decreto legge di 2 anni fa, dei canoni per l'utilizzo di aree e pertinenze demaniali marittime dovute alle associazioni senza scopo di lucro che svolgono attività sportive e ricreative legate alle tradizioni locali. La presa di posizione della giunta regionale è arrivata ieri nel corso della seduta di consiglio in risposta ad un'interrogazione del consigliere regionale, nonché capogruppo di Forza Italia, Claudio Muzio. Il documento chiede alla Regione Liguria di mettere in campo tutte le azioni necessarie per tutelare le associazioni coinvolte da aumenti del canone fino a 2.500 euro e oltre, dice l'ex sindaco di Casazza Ligure, agendo nei confronti del governo affinché sia resa strutturale la cifra di 500 euro pagata nel 2021 grazie ad un emendamento del decreto Sostegni bis. Per quanto riguarda il rifacimento di Viale Rainusso a Santa Margherita Ligure, c'è finalmente il progetto definitivo. Gli alberi attuali saranno conservati, quelli malati saranno sostituiti, garantisce il sindaco Paolo Donadoni. Verranno aggiunti quelli mancanti ed è prevista una siepe lungo tutta la carreggiata su entrambi i lati per separare i pedoni dalla parte carrabile. Contestualmente la carreggiata sarà ampliata a norma di legge e soprattutto, ed è il motivo principale dell'intervento, i marciapiedi saranno ripristinati con pietre di pregio, meglio illuminati e videosorvegliati. Per ottenere gli spazi necessari saranno sacrificati i parcheggi lungo la strada. Il commissario provinciale di Forza Italia Giorgio Tasso, d'intesa con il coordinatore regionale Carlo Bagnasco, ha nominato vice commissario provinciale Silvia Garibaldi, attuale capogruppo in consiglio comunale a Chiavari e commissario cittadino del partito. Anche in vista delle elezioni comunali della prossima primavera, Silvia potrà insieme a noi contribuire a definire le scelte migliori da proporre ai chiavaresi, spiegano gli azzurri. È positivo che Forza Italia si stia strutturando ulteriormente per lavorare in maniera sempre più efficace, per essere più vicino ai territori in un periodo di grandi cambiamenti per la politica del nostro paese, dice Silvia Garibaldi. Assicuro il mio massimo impegno per offrire il miglior contributo possibile, cercando di portare avanti i valori di competenza e moderazione che contraddistinguono il nostro partito. Anche perché ci preme chiedere la sua autorevole intercessione per salvare delle aziende. A conti fatti, tolte quelle che potranno proseguire, pare siano intorno alle 500 quelle che non hanno invece purtroppo trovato spazio nel T2. Non si può per decreto chiudere imprese editrici. Significa violare l'articolo 21 della Costituzione. E a questo proposito, per salvare 500 emittenti e più, forse, locali, 3.000-5.000 posti di lavoro, vi invito a firmare la petizione dell'AREA, Radio Televisioni Europee Associate, e per farlo basta collegarsi al sito www.reasat.eu. È una petizione per salvaguardare il principio costituzionale del pluralismo dell'informazione, oltre a dei posti di lavoro. Riguarda tutti gli editori locali, grandi e piccoli, e riguarda la cultura dell'informazione al territorio. Questo è quello che succederà tra poco. L'informazione locale che entra nelle case grazie alle televisioni locali scomparirà. È una decisione della politica che, nonostante gli interventi di alcune associazioni di categoria, non è ancora intervenuta per modificare alcune norme che potrebbero permettere alle oltre 500 emittenti televisive di continuare la loro opera di informazione. Per questo, gli oltre 5.000 lavoratori del settore chiedono una firma. Una firma per una petizione, per salvare e mantenere in vita la tua televisione locale. È semplice e non costa nulla. Da PC o telefonino, www.reasat.eu. Avrai contribuito a mantenere la tua informazione locale. Grazie. E quindi è sempre lo Stato che fa i pasticci, fa le leggi, però
questo Stato, qualcuno quelle leggi le consiglia di fare, i progetti lo Stato non se ne inventa, chiede l'amministrazione. Quindi le amministrazioni hanno dato quei suggerimenti che sono disastrosi. Noi insisto nel dire che tutta questa programmazione, ahimè, la dobbiamo portare avanti, ma deve essere rivista e profondamente riformata. Perché se voi insistete nel dire tutto questo è buono e non si tocca nulla, quando lei, dottoressa Spina, mi dice qui per l'accesso è praticamente riservato unicamente a quelle emittenti che hanno, quelle aziende che hanno 4 giornalisti, 12 dipendenti, eccetera, e questo è gravissima questa sua affermazione. Guardi, è praticamente in linea di... No, mi consenta, è gravissimo, non glielo dico io. Guardi, io alla mia spalle ho gli avvocati. Quindi le voglio dire, io non sono un avvocato. Però l'impresa che anziché 4 dipendenti ne ha 3, lei la fa chiudere? Anziché di avere 11 dipendenti ne ha 10 perché l'altro non è possibile averlo per tanti motivi, lei la fa chiudere? Ma stiamo scherzando? Allora i contributi vanno ripartiti proporzionalmente all'occupazione e alla qualità ovviamente delle maestranze e delle professionalità che ci sono, siamo d'accordo. Chi ha un giornalista, viva Dio, meno male che ce l'ha, ma chi ce ne ha 100, ancora meglio, vanno aiutati in proporzione alle forze aziendali, non vanno imposte, perché voi avete imposto un modello aziendale che è contro legge, ma in tutti i sensi. Quello che lei ha detto, guardi, mi consenta, mi favorisce evidentemente nell'avanzare ancora l'ipotesi antitrust, che avete abusato della concorrenza, l'avete calpestata la concorrenza, avete introdotto elementi distorsivi nel mercato e avete istituito in Italia un grossissimo aiuto di Stato. Io do l'ultima cifra e poi vi ringrazio per la bontà dell'ascolto che mi avete riservato. Allora, quando in 6 anni sono stati stanziati dallo Stato, è stato stanziato quasi 500 milioni di euro per aiutare le emittenze locali, 6 anni, dal 2016 ad oggi, la media, le 100 emittenti che hanno potuto godere di quel 95% di questo 500 milioni, va bene, la media prende 900, quasi 1 milione di euro all'anno, va bene, e la rimanenza, cioè 900 altre, le 900 emittenti che rimangono, la media che di aiuto dello Stato è di 21 mila euro, va bene, adesso su questi numeri l'antitrust ci deve rispondere e dopodiché andremo avanti per fargli una bella causa per il risarcimento del danno che state procurando alle aziende e al popolo italiano. Bentrovati dalla vostra emittente di informazione. Questa sera siamo ospiti del gruppo fermodellistico genovese, di Genova ovviamente, che ci mostra la sua arte modellistica nel riprodurre i paesaggi liguri con ovviamente la presenza della nostra amata ferrovia costiera. Quindi questo impianto gigante, unico nel suo genere, rappresenta tutti noi liguri, un po' per il nostro territorio che è stato riprodotto in maniera fedele e un po' anche perché modellisticamente tutta l'ambientazione è decisamente ligure. Il plastico, a dire il vero, non è nato dal Levante Ligure, ma è nato dalla stazione di Arquata, perché avevamo un altro plastico precedente che riproduceva il salto di Montone che c'è ad Arquata Scrivia, che era stato costruito negli anni, primi anni 90 dalle Ferrovie dello Stato, no? Nel vecchio plastico che avevamo, per ingrandirlo, avevamo pensato di riprodurre la stazione di Arquata. Poi sono passati gli anni, siamo venuti in questa nuova sede e qua la stazione di Arquata andava bene e allora ci è venuto in mente perché non riproduciamo la riviera ligure che è così bella e interessante? E allora è nata la stazione di Nervi, la stazione di Framura, la fermatina di Manarola, nonché la zona vicina a Genova di Sturla con il ponte che è nei pressi dei Caslini. Un altro particolare che c'è è quello della ferrovia di Casella, che qua sul plastico non è riprodotto un piccolo scorcio evocativo più che di riproduzione strettamente in scala. Beh, quindi questo è un impianto decisamente fatto dai liguri, con ambientazione ligure, che sicuramente farà la gioia di grandi e piccini, perché ricordiamo che questo hobby non è solamente un trenino elettrico, ma a questo punto diventa vera e propria arte modellistica. È possibile visitare la sede e poter quindi dire a chi è interessato come poter venire, o magari iscriversi anche al gruppo fermodellistico genovese? Dunque, la sede è visitabile previo appuntamento,
C'è, se uno va su internet al sito www.gfg-genova.it, lì c'è la possibilità di mandare una mail e con la richiesta di voler visitare la sede. Normalmente si risponde nel giro di un paio di giorni, ci si può mettere d'accordo e poi fare la visita. Non siamo aperti liberalmente al pubblico anche per questioni del Covid, che non ci permette di farlo attualmente. E nel plastico del gruppo fermodellistico genovese non poteva mancare la ferrovia Genova-Casella. Ma dove si trova la sede del nostro GFG? Ce lo racconta Emanuele, socio consigliere del gruppo fermodellistico genovese. Siamo nella zona di Marassi, precisamente in via Costa 42, che è una strada chiusa, peraltro un po' difficoltosa dal punto di vista del posteggio, quindi si consiglia di posteggiare un pochettino prima in via Monterosa, in Corso De Stefanis. E, dunque, il plastico è organizzato su due piani, un piano con il grande plastico nella scala 1,87, detta anche scala H0, e di sopra c'è un plastico in scala 1,87 ad uso di tutti quelli che vogliono venire con le loro locomotive, sia con il sistema analogico che col sistema digitale, col sistema Märklin, affinché le possano far girare se in casa loro non possono farle girare. Ecco, quindi qua voi ospitate sia modellisti che vengono a far sgranchire le ruote, come dicevamo prima, ai propri modelli, ma anche semplicemente curiosi, anche non appassionati dell'ambiente modellistico, perché vi possiamo assicurare questo essere veramente un'opera d'arte unica in Liguria, sicuramente. Quindi siamo pronti ad ospitare eventuali interessati. Sì, certamente. Direi che l'interesse di questo plastico, che è un plastico molto grande, controllato con sistemi avanzati di computer e di decodificatori, ma anche un plastico che guarda molto alla natura. Per cui ci sono da vedere scorci della natura genovese con tanti tipi di alberi diversi, ruscelli, fiumiciattoli, contadini, e quindi è bello anche da un punto di vista per coloro che non amano soltanto il treno, ma amano anche la riproduzione della natura. Quindi è una vera riproduzione della realtà dove la ferrovia si bilancia armoniosamente col paesaggio. Bene, quindi ringraziamo il nostro socio. Grazie Emanuele, e vi diamo quindi appuntamento qui presso la sede del gruppo fermodellistico genovese. Prendete appuntamento tramite il sito internet, come diceva prima l'amico Paolo, e vi aspettiamo, ragazzi, abbiamo un sacco di treni da farvi vedere, ma non solo. Buona serata a tutti, giornata del complesso grigia quella di domani, venerdì 4 febbraio in Liguria, stante il transito di una debole perturbazione. Sul settore occidentale avremo nubi irregolari alternate a qualche schiarita con basso rischio di pioggia. Sul centro e il levante della regione avremo invece la possibilità di qualche debole pioggia più persistente nelle aree interne. Ventilazione moderata dai quadranti meridionali, temperature minime in aumento lungo le coste comprese tra 9 e 12 gradi, massime in lieve calo lungo le coste comprese tra 14 e 16 gradi. Ancora buona serata a tutti.